Eccoci tornati con Pokémon Soul Silver. Adesso andiamo a fare la palestra di Mogania. La prima sequenza di ghiaccioli è molto facile, poi le altre diventano un po' più complicate. Ma non è niente di speciale. Comunque battiamo questo allenatore. Che ha uno Swinub che noi uccideremo senza pietà. Non resiste il maialino. Sto maiale, muori, muori. Ecco, è morto. E Gold quasi sale. Prendiamo un altro rodafuoco. Gli uccidiamo lo Swinub. E Gold sale al 37. Poi direi di spostare sto ghiacciolo qua, ma anche no, devo spostarlo di qua. Vabbè, comunque battiamo questa allenatrice. Ora uno Jinx, bisogna usargli lava sbuffo perché sennò non muore. Ecco fatto che l'abbiamo ucciso. Anzi, uccisa. È femmina Jinx. Comunque, ho sbagliato un attimo una cosetta. E direi di rifarla. Bisogna spostarlo qua. E poi andare su. Comunque, direi di continuare la palestra. Prima abbassare questo allenatore. Qui è meglio usare Ampharos. Mette anche Dewgong. C'è un altro dono pugno. E muore anche l'altro, sì. Ora credo di aver sbagliato di nuovo la composizione dei ghiaccioli. Perché mi ricordavo si faceva in un altro modo. Ora direi di verificare che è così. Mi ricordo che bisogna spingere questi. Ecco perché sono andata dall'allenatrice. Bene, allora stavo dicendo. Mi ricordavo si faceva così. Poi si andava nelle rocce. Non mi ricordo. Allora sì, andiamo così, così, così. Forse è lì. Vediamo. Sì, è così. Adesso battiamo anche questo. Comunque ho trovato la strada giusta. Eccola qui. Mettiamo Ampharos per primo perché anche dei Dewgong e dei Seal. Contro Alfredo ci mette Silla, lo mettiamo Anfi, poi siamo una bella scaria e Silla va a KO. Lo mette Piloswine, lo metto Gold e se non uccido Piloswine in un colpo lui uccide me. Se meno male. Io ho ucciso il Piloswine. Usa Dewgong.
Poi metto Anfi, io metto Anfi. Poi con una scarica di un gong dovrebbe, ecco, morire, sì, è morto. Caput, KO. Bene. La forza mi ha colpito. La tua volontà di trasformare ogni ostacolo della vita. Merita la medaglia della palestra. Simone ce l'ha da Alfredo e la medaglia del gelo. Beh, adesso abbiamo anche la medaglia del gelo. C'è anche l'MT7 che dovrebbe contenere gelo, no, grandine. Ma adesso torniamo tutti indietro. Così, ecco, e appena uscire dalla palestra ci chiamano al telefono, è il professor Helm che ci dice: Simo, come te la passi? Sta succedendo qualcosa di strano? Parlando del Team Rocket, Simo, tu senti qualcosa? Forse è tornato, scusa, ti... Comunque, adesso andiamo a Fiordoropoli. Dov'è Fiordoropoli? Eccola. Bene, nella prossima parte scopriremo cosa è successo a Fiorduropoli. Io adesso vi saluto. Ciao!